siamo Alessio e Federico, due dei cinque membri di Mindit. Mindit è una società che si occupa di sviluppo software di supporto alle decisioni basato su tecniche di intelligenza artificiale e veniamo tutti dall'Università di Bologna, dal Dipartimento di Ingegneria Informatica. L'esperienza del Launchpad è stata molto interessante e soprattutto formativa. Abbiamo conosciuto un sacco di persone, un sacco di mentor che ci hanno dato consigli, suggerimenti, ci hanno insegnato un sacco di cose, soprattutto dal lato business, che era il lato che noi tecnici informatici abbiamo un attimo più carente. Il nostro progetto riguarda gli alimenti, cioè il controllo diagnostico degli alimenti, quindi capire se quello che stiamo comprando e leggiamo nelle etichette è effettivamente quello contenuto all'interno delle confezioni. Lo faremo utilizzando il DNA come marcatore, perché il DNA è specifico di ogni essere vivente e di ogni individuo, quindi ci permetterà di discriminare perfettamente che cosa andremo a comprare e poi a mangiare nelle nostre tavole. Il nostro progetto avrà diversi impatti perché le frodi alimentari, che consistono appunto nel cambiare gli ingredienti dei prodotti che si comprano, oppure consistono per esempio nel contenere alcuni allergeni o delle sostanze a cui molte persone sono allergiche, per esempio, è molto utile appunto nel campo della salute, nel campo dell'economia, ma anche nel campo dell'etica. Nell'economia pensiamo per esempio al fatto che noi, se compriamo una cosa che vale di meno di quello che effettivamente è, stiamo sprecando e buttando dei soldi. Ciao, mi chiamo Marco Zibordi e sono CEO di Horticultural Knowledge. Il nostro progetto imprenditoriale è stato premiato durante la precedente edizione del Launchpad. Sono contento di vedere che il percorso è progredito. Quest'anno ci sono altri vincitori e altri team che hanno partecipato per sviluppare la propria idea imprenditoriale. Ho visto che è migliorata molto anche rispetto al primo anno, ovviamente come giusto che sia. Sono contento che questo tipo di progetto sia continuato perché l'università aveva sicuramente bisogno di qualcosa che riuscisse così a prelevare delle idee imprenditoriali ancora, diciamo, in fase embrionale per riuscire a dargli una visibilità e per riuscire a portarli nel più breve tempo possibile al mercato, perché veramente ci sono molte idee che potrebbero avere i numeri per fatturare, per generare, per venire incontro ai bisogni dei clienti. E quindi sono molto contento che ci sia una struttura come l'Unibo Launchpad che seleziona queste idee e che cerca di portarle a mercato nel più breve tempo possibile, testando, validando e dando questa incredibile opportunità di parlare con mentori, con persone che ce l'hanno già fatta e anche con persone che sono grandi imprenditori e da cui sicuramente tutti noi possiamo imparare. Allora, Unibo Launchpad, come ha accennato Antonio, è un programma di sostegno all'imprenditorialità che nasce da un'osservazione molto, se vogliamo, banale, molto semplice. L'osservazione è la seguente: le università sono dei giacimenti fantastici, straordinari di sapere scientifico. Qualche volta questo sapere scientifico, oltre ad avere delle ricadute accademiche e di ricerca, ha anche delle ricadute di natura commerciale. Di qui l'idea di costruire un percorso proprio di avvicinamento all'imprenditorialità destinato ai portatori di questi saperi scientifici, ovvero sia i giovani scienziati, ricercatori, dottorandi, assegnisti, postdoc, con attitudini imprenditoriali. Mi piace sempre ricordare che l'impresa oggi forse più acclamata, più chiacchierata, tra le più grandi al mondo, tra le più innovative, mi riferisco a Google, è stata fondata da due studenti di dottorato che sono partiti nella loro avventura imprenditoriale proprio dalla tesi di dottorato. Quindi, a partire da questa premessa, l'Università di Bologna, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Imprenditorialità, ha dato vita a una partnership con l'obiettivo di andare a scovare questi scienziati con propensione, attitudine imprenditoriale, quindi desiderosi di cimentarsi con il mercato, costruendogli, cucendogli attorno un percorso di accelerazione. I gruppi che vedrete tra poco sono i ragazzi che nel corso delle scorse settimane hanno lavorato assieme a un pool di docenti, alcuni dei quali sono presenti in sala, e anche moltissimi mentori. Chi sono i mentori? Sono imprenditori, manager, business angel, consulenti che hanno deciso di dedicare un po' del proprio tempo, della propria energia, relazioni, contatti, risorse a servizio di questi ragazzi. In questi primi 2 anni di Unibo Launchpad sono stati
assolutamente di successo e già si vede un chiaro percorso di crescita del programma anche dal punto di vista istituzionale, quindi posso che attendermi che questo percorso prosegua verso una traiettoria di maggior successo e di crescita positiva. Sono Marco Guerrandi con i miei colleghi Silvio Placati e Matteo Chiesi, siamo il team New Sparks, è un team sostanzialmente nato da ricerca accademica nell'ambito della facoltà di ingegneria, in particolare il centro di ricerca Ercole De Castro. Dopo tanti anni di ricerca insieme abbiamo deciso di cercare di portare avanti un percorso imprenditoriale, in particolare andando a sviluppare con l'obiettivo di commercializzare un dispositivo che aiuti le persone a superare le proprie dipendenze, in particolare focalizzandoci sulla dipendenza da fumo. Il percorso di Unibo Launchpad ci ha attratto da subito sostanzialmente nel momento in cui abbiamo visto la call su internet, perché chiaramente il nostro background, non c'è nemmeno bisogno che lo dica, di sicuro non è un background imprenditoriale, abbiamo una caratterizzazione scientifica e per portare avanti questo tipo di percorso chiaramente è necessario sviluppare delle competenze ma soprattutto delle skill. Unibo Launchpad è stato molto utile da questo punto di vista perché ci ha consentito appunto da un lato attraverso le lezioni frontali di acquisire dei concetti importanti, per lo più sconosciuti a noi, ma soprattutto quello che ci ha consentito è stato quello di avere delle interfacce dirette con persone del mondo dell'imprenditoria, quindi un mondo completamente diverso dal nostro, e avere dei feedback, imparare a gestire questi feedback che spesso sono in contrasto l'uno con l'altro, quindi riuscire a filtrare le informazioni che sicuramente sono di aiuto, ma devono essere appunto filtrate, comprese, digerite per cercare di migliorare la propria idea imprenditoriale e andare in una direzione che si spera possa essere di successo. Il percorso è stato sicuramente molto interessante, ha avuto un esito particolarmente lieto nei nostri confronti perché siamo stati fra i vincitori del percorso di incubazione e quindi a breve dovremmo partire per un percorso di incubazione all'estero presso iStart, che è un incubatore, un acceleratore presso la City di Londra. E quindi appunto siamo particolarmente contenti sia del percorso che del premio e insomma non vediamo l'ora di partire e di vedere che cosa succederà in futuro. Il Launchpad è stato molto utile dal punto di vista delle relazioni. Come ho spiegato molte volte io ai mentori e anche agli organizzatori, Launchpad l'ho visto come una piattaforma di relazioni, quindi entrare in contatto con gli imprenditori o con finanziatori che nel mondo della ricerca praticamente non esistono. Il Launchpad è stato molto utile anche per darci pillole di imprenditorialità ed economia, cosa che il nostro background non comprendeva. Anch'io sono biologa, Giuseppina è bioinformatica e nessuno aveva effettuato studi di economia e di imprenditorialità e il Launchpad ci ha aiutato, grazie a dei mentori e anche a delle lezioni frontali, a entrare diciamo nel mondo del business e dell'econometria, diciamo così, per iniziare a sviluppare poi la nostra idea imprenditoriale. E ci ha dato il punto di vista che c'è dall'esterno quando non sei ricercatore, quando per te la tua idea è bellissima e devi sapere per gli altri com'è. Sono Francesca Soavi, co-founder di Battery. Il team di Battery è costituito da me, da Francesca De Giorgio e Irene Ruggeri. Nasciamo nel laboratorio di elettrochimica dei materiali per l'energetica del Dipartimento di Chimica Meccanica dell'Università di Bologna. Battery propone Nessox, una batteria innovativa, una nuova tecnologia che è stata progettata assieme all'Università di Bologna. È una batteria liquida di elevatissima energia, fa il pieno di energia perché è costituita da litio e lavora con l'ossigeno. Porta un cambio di paradigma perché può essere ricaricata sostituendo la componente liquida nello stesso modo col quale si fa il pieno, ad esempio, alla pompa di benzina. Nessox è la risposta tecnologica che ancora non è presente sul mercato per l'accumulo di energia da fonti rinnovabili che sono discontinue, intermittenti, quindi richiedono un sistema di accumulo, e nel trasporto elettrico.
per i veicoli elettrici, ad esempio le navi o anche gli aerei. Infatti l'elevatissimo contenuto energetico della batteria Nessox permette un aumento dell'autonomia di percorso dei veicoli anche di 3 volte rispetto allo stato dell'arte. Il Launchpad è stato un'avventura abbastanza impegnativa, interessante e stimolante, perché ha obbligato 3 chimici abituati a fare ricerca anche applicata a pensare diversamente e a cercare gli strumenti migliori proprio per far uscire le innovazioni tecnologiche che nascono nel nostro gruppo e portarle fuori dall'università, possibilmente interfacciandosi con industrie e attori nell'ambito delle energie rinnovabili e nel trasporto.